Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su PES 2016 nella Road to the European Cup. Perfetto ragazzi, eccoci tornati qua, oggi dovremo giocare la semifinale contro la Slovacchia prima di poter approdare in finale. Incredibile il risultato contro la Germania, l'abbiamo seppellita di gol, però ragazzi se vedrete qualche statistica diversa, purtroppo ho dovuto rigiocare il match contro la Germania perché il sistema non mi aveva salvato la partita. Abbiamo comunque vinto 3-0, non vi preoccupate. La semifinale, dicevo, la giocheremo contro la Slovacchia che ci eliminò in Sudafrica nel 2010, quindi abbiamo un conto in sospeso con questa nazionale. In quell'occasione ci salvò Quagliarella da una disfatta. Fummo eliminati però fummo eliminati in modo abbastanza non disonorevole. Adesso direi di proseguire, come sempre vi farò la telecronaca della partita e ragazzi ci vediamo direttamente sul terreno di gioco. Buonasera signore e signori e benvenuti a questa prima semifinale di Euro 2016, Italia-Slovacchia allo Stade de France. Si sfideranno per un posto nella finale. Sono qui con Luca Marchegiani e Fabio Caressa. Le squadre sono già pronte negli spogliatoi. L'Italia ha un conto in sospeso con la nazionale slovacca, dato che proprio la nazionale slovacca eliminò gli azzurri a Sudafrica 2010 con un incredibile risultato di 3-2 nella terza partita del girone. Quagliarella in quell'occasione ci salvò da un'incredibile disfatta. Purtroppo perdemmo, però almeno il risultato non fu 3-0 per gli slovacchi. I giocatori come sempre si stringono la mano prima di ogni match. Vediamo la formazione azzurra che questa sera dovrebbe essere leggermente innovativa. Buffon tra i pali, De Sciglio, Darmian, Cadreva, Pellè, Verratti, Ranocchia, Bonucci, Immobile, Gabbiadini a supporto di Pellè, Vasquez e Candreva a centrocampo. Vediamo la Slovacchia, Kozacic in porta. Abbiamo Hamsik a centrocampo, Sestak in attacco, supportato da Stock e Weis. Perfetto, gli azzurri sono pronti per il calcio d'inizio, arrivano da un quarto di finale pazzesco contro la Germania che li ha visti battere la formazione tedesca 6-3. Gabbiadini chiama palla a Candreva che si inserisce, prova a metterla in mezzo, in teoria sulla carta sono favoriti gli azzurri. Passaggio a De Sciglio, attenzione, l'arbitro fischia un fallo. Anzi, no, viene fischiato un fuorigioco di Gabbiadini. Pensavo avesse fischiato un fallo, dato che c'era un giocatore azzurro a terra. Siamo al secondo minuto. Skrtel batte la punizione, palla alla Slovacchia. Attenzione, Candreva, Gabbiadini, va via a Tesak. Gabbiadini si ferma, prova a saltare lo slovacco, cross al centro, niente da fare. Duda salta Verratti, Bonucci non si fa sorprendere, Tesak, Pekovski, Tesak, De Sciglio, Candreva, Candreva indietreggia, palla alla Slovacchia, attenzione, prova a inserirsi. Sono una nazionale giovane ma piena di sorprese questa Slovacchia. Candreva fa ripartire gli azzurri. Gabbiadini, Pellè chiama la palla, purtroppo il giocatore del Napoli non riesce a passargliela. Pekovski, Sestak, Bonucci, il difensore della Juventus questa sera in formissima. Weis, Duda. Nessuna delle due squadre. Duda fa girare la palla alla Slovacchia. Grande Vasquez chiama palla, Pellè, tiro, e c'è subito il gol dell'Italia. Grandissimo tiro di Pellè. Kozacic non può nulla. Rivediamo il gol. Passaggio di Vasquez, Gabbiadini di prima, Pellè lasciato solo sul filo del fuorigioco. Tiro, grandissimo tiro di destro e Kozacic non può nulla. Italia in vantaggio 1-0. Siamo al 14esimo, gli azzurri sono in vantaggio. La Slovacchia ha subito battuto il calcio d'inizio. Tesak, Gabbiadini lo affronta, recupera palla. Di nuovo Pellè, può tirare. Hamsik però recupera e impedisce all'italiano di
tentare un nuovo colpo di destro. Gabbiadini può crossarla, colpo di testa, e c'è Immobile che segna il 2-0. L'Italia raddoppia dopo pochi minuti. 2-0 per gli azzurri. Rivediamo il gol, grandissimo cross di Gabbiadini. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. Lasciato solo Immobile, la mette sotto il 7. Kozacic non può nulla di nuovo. Grandissimo gol degli azzurri. Eccolo qua. Pam! 2-0 per l'Italia. Dopo appena due minuti l'Italia raddoppia. Gli azzurri sono carichissimi questa sera. Sono carichissimi. Stock, Pekarik, Hamsik, Verratti. Attenzione la Slovacchia. Pekarik ci prova. In scivolata ranocchia. Verratti. Conte ha deciso di preservare alcune forze per la finale. Esce Buffon e para. C'era Weiss nei paraggi. Passaggio lungo. Gabbiadini non può nulla. Recupera palla a Pellè. Cerca spazio. Gabbiadini si invola sulla fascia. Tenterà un nuovo cross. Altro cross. Colpo di testa. E viene fischiato un fuorigioco. Gabbiadini probabilmente era in fuorigioco. O era Immobile. Da questa posizione non riesco a vedere. Kozacic. Verratti non controlla. Duda. Weiss. Palla profonda a cercare lo spazio. Palla in profondità. Non c'è nessuno però. Verratti. Candreva. La dà di prima. Immobile che però si fa anticipare. Pekarik. Immobile va alla caccia del pallone. Verratti. Pekowski, Hamsik, i due dialogano a centrocampo. Ranocchia, Vasquez, Immobile, prova a darla di prima, non c'è nessuno in mezzo però, o almeno c'era qualcuno ma erano marcati. Stock, Pekarik, Stock di nuovo. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Grande recupero di Vasquez. Pellè, c'è Gabbiadini solo. Fuori gioco. Altro fuori gioco. La linea difensiva della Slovacchia è alta. Terzo fuori gioco per l'Italia. Peccato. Pellè avrebbe potuto darla anche Immobile che era solo. Siamo al 32esimo. Italia sempre in vantaggio 2-0. Tesak batte il calcio di punizione. Palla l'Italia. Verratti. Pekowski lo chiude. Hamsik. Duda. Scivola. Stock recupera palla. La Slovacchia cerca di creare qualcosa, ma l'Italia è chiusa. Attenzione che si perde palla. Stock potrebbe crossare. Prova a superare i difensori azzurri. Niente da fare. Candreva. Mamma mia quanti passaggi di prima. Ah, peccato. Peccato. Ribaltamenti a centrocampo. Pekarik anticipato. Vasquez. Immobile prova a darla di prima. Attenzione che il difensore intercetta, ma la palla è di nuovo di Immobile che crossa. Altro intervento del difensore. Vasquez. Pekowski. Stock. Sempre Pekowski. Vasquez fa buona guardia. Ranocchia. Ranocchia. Pekowski passa, ma Ranocchia recupera palla. Gabbiadini. Palla in mezzo. Pellè anticipa tutti. Prova il tiro, che addirittura finisce in fallo laterale. Brutto tiro dell'azzurro. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Rimessa laterale lunga. Gli azzurri pressano tantissimo la Slovacchia. Weiss perde palla. De Sciglio recupera. Gabbiadini. Intervento in scivolata. Viene steso e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Italia 2, Slovacchia 0. 2-0. Un verdetto importante dopo questi. Vediamo le statistiche di gioco. Diciamo che c'è solamente l'Italia in campo con 4 tiri. La Slovacchia non si è mai resa pericolosa durante questo primo tempo. Inizia ora il secondo tempo. La Slovacchia batte il calcio d'inizio. L'Italia va subito alla caccia del pallone.
vuole chiudere definitivamente il match con il terzo gol. Attenzione alla Slovacchia che invece vuole riaprirlo. De Sciglio recupera bene. Niente da fare, non passa. Cerca l'uomo là davanti. Vuole la profondità. Gabbiadini. Passaggio in mezzo, peccato. Hamsik. Stavolta la difesa slovacca era pronta. Pekarik. Duda. C'è Verratti. Ancora fuori dall'area. Verratti recupera. Passaggio a Darmian. Di prima sbaglia. Ottimo intervento. Salatta. Ed è riuscito ad anticipare la Hamsik. Pekowski. Ancora un ottimo. Palla all'Italia. Scontro in mezzo al campo. Passaggio, brutti passaggi da ambo le parti. Candreva, Tesac. C'è De Sciglio. In questa serie così lunga di passaggi. Gli ruba palla. Candreva di nuovo. Cerca la fondo, palla. Pelle rientra. La giocata nello spazio. Cerca e c'è il terzo gol dell'Italia. Raso terra di Pelle. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi. Dopo la grande prestazione con la Germania, anche questa sera sta facendo vedere i sorci verdi alla Slovacchia. Doppietta per lui. Rivediamo l'azione del gol. Un tiro abbastanza parabile. Kovacic probabilmente però non era pronto. Italia 3, Slovacchia 0. Non c'è partita questa sera, non c'è partita. La Slovacchia, ricordiamo, non ha ancora tirato in porta. Prova a creare qualcosa adesso, ma gli azzurri sono sempre pronti. Palla in avanti verso il compagno. La mette in avanti. Attenzione, attenzione! Esce Buffon. Weiss era pronto. Rimessa lunga. Siamo al 60esimo, l'Italia conduce per 3-0. Immobile. C'è Salata che lo spinge via, l'arbitro non fischia. Immobile ha tentato di superarlo, però Salata, diciamo, ha usato il suo fisico per spostare l'azzurro. Pekowski, Weiss. Candreva sempre alla caccia del pallone. Attenzione a non commettere fallo. Cerca spazio. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene. Attenzione alla Slovacchia, che però è lenta a ripartire. È lentissima. Molto, molto lenta. Palla giocata alta sulla fascia. Weiss sulla fascia. C'è De Sciglio. Interviene. Porta via la palla allo slovacco. Senza fallo. E l'Italia riparte per l'ennesima volta. Palla a Gabbiadini. Che per il momento ha dimostrato di meritare la maglia di titolare questa sera. Cross e mezzo. Attenzione, intervento dei due difensori slovacchi. Palla in corner. Ecco il corner. Il corner verrà battuto da Candreva. Vediamo come lo batte. Abbastanza buono. Pelle viene anticipato. Attenzione, pericolo. De Sciglio ha rischiato grosso mettendoci la testa. Vasquez va sull'esterno, inseguito da Stock, si ferma, passa la palla a Darmian che è meglio posizionato, cross in mezzo, niente da fare, è un assedio ragazzi, è un assedio. De Sciglio dall'altra parte può ricrossarla, c'è Immobile che tenta una mezza rovesciata, attenzione, palla Vasquez. E stavolta la Slovacchia poteva spazzare via, invece preferisce buttarla in calcio d'angolo. Altro corner per gli azzurri. Lo batterà Verratti questa volta. Siamo al 75esimo. Palla in mezzo, c'è Pellè di testa. Altro gol dell'azzurro e l'Italia va sul 4-0. Tripletta per lui e pallone del match. Rivediamo il gol. Grandissimo cross di Verratti. Pelle fa prevalere il suo fisico e segna il 4-0. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Altro calcio d'inizio battuto dalla Slovacchia che stasera, diciamo che è rimasta a guardare. Siamo al 75esimo. Palla giocata in verticale. Il peccato che non abbia mai provato a tirare. Ecco il primo tiro del match. E la Slovacchia segna il 4-1. Errore dell'Italia.
Mack, probabilmente entrato da pochi minuti, segna il 4-1. Rivediamo l'azione della Slovacchia. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Diciamo che almeno la nazionale slovacca ha segnato il gol della bandiera. Respinta in mezzo di Buffon e il nostro difensore azzurro si fa anticipare dall'attaccante slovacco. Italia 4, Slovacchia 1. Quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. Il risultato non è in pericolo, però la Slovacchia, ricordiamo che comunque è qua per giocarsela, anche se sta sotto di tre gol, anzi scusate. Allarga sulla fascia. Kučka. Ci vuole provare Kučka. Ranocchia, passa Darmian che si è subito rialzato. Attenzione che gli slovacchi non mollano. L'Italia si è un po' addormentata in questi ultimi due minuti. Ok, palla di nuovo agli azzurri. C'è Pellè, brutto passaggio di Candreva. Stanchissimo. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Pochi cambi durante questo match, forse Conte dovrebbe salvaguardare qualcuno. Attenzione, altro gol della Slovacchia. 4-2, Stock, altro errore dell'Italia. Attenzione che qua si rischia, passaggi come questo diventano letali. Rivediamo il gol. Qui la difesa azzurra è rimasta a guardare. Bel gol della Slovacchia, però gli azzurri che caspita stanno combinando. Dopo questo ennesimo gol, Conte effettua dei cambi, esce Vasquez e Candreva, entrano Parolo e Florenzi. Calcio d'inizio battuto dall'Italia, incredibile, da 4-0 a 4-2, la Slovacchia non molla. Immobile si invola sulla fascia, inseguito da due. Cross in mezzo, c'è di nuovo Pellè. Palla agli azzurri che mantengono il controllo. Darmian supera Pekowski. Cross in mezzo, arriva di nuovo Pellè e rimette al loro posto gli slovacchi. 5-2. Altro gran colpo di testa dell'italiano. Ha sfruttato bene il pallone del compagno. Rivediamo l'azione. Ha fatto bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. L'Italia rimette a tacere gli slovacchi. Quarto gol. Ha fatto poker. Da solo. Qui Kovacic non è esente da colpe. Siamo all'87esimo. Ultimi 10 minuti di gioco infuocati. Immobile di nuovo. Pellè chiama palla. C'è Skretl che anticipa tutti, si allunga la palla, il difensore slovacco, ecco la lavagna lunga, però comunque poi la recupera in qualche modo. 4 minuti di recupero. Bonucci, attenzione, passaggio in mezzo, Buffon para in qualche modo e finisce qua il match. No, c'è stato un fallo per l'Italia. Rimessa lunga, Buffon calcia, c'è Pellè in mezzo, palla direttamente a Kozacic. Probabilmente l'arbitro fischierà e finisce qua. Italia 5, Slovacchia 2. Slovacchia eliminata. L'Italia si qualifica alla finale, vediamo contro chi, tra Ucraina e Belgio. Diciamo che la Slovacchia ha tirato poco, però è riuscita comunque a realizzare due gol e sul 4-0 è riuscita a raggiungere il 4-2, poi l'Italia ha chiuso definitivamente il match con il 5-2, li ha rimessi al loro posto. Migliore in campo Pellè che segna un poker. Peggiore probabilmente per la Slovacchia Kozacic, non esente da colpa e sui vari gol. Perfetto ragazzi, eccoci qua, vediamo il tabellone che cosa ci segnala. Belgio batte Ucraina 3-0, quindi Belgio si qualifica per la finale. Italia batte Slovacchia 5-2 come abbiamo visto, quindi la finale sarà tra Belgio e Italia. Praticamente le due squadre che hanno giocato la prima partita del girone si rincontrano, come era successo anche a Euro 2012 nella finale. Speriamo questa volta il risultato sia diverso e l'Italia riesca a portare a casa finalmente questa coppa che sta inseguendo dal 1968, anno dell'unico trionfo per gli azzurri.
Perfetto ragazzi, eccoci qua. Allora, nel prossimo episodio dovremo giocare la finale di Euro 2016 che si svolgerà tra Belgio e Italia. Incredibile, non mi sarei mai aspettato di rincontrare il Belgio contro cui abbiamo giocato la prima partita del girone. Incredibile veramente, speriamo di riuscire a batterlo. Peccato, sapete cosa? Non aver terminato il match magari 4-0 a 5-0 contro la Slovacchia. Purtroppo mi sono distratto un attimo e ho subito due gol, però vabbè, non importa, l'importante è portare a casa una vittoria per procedere nel torneo, e l'importante era vincere per poter approdare in finale. Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio di PES 2016 Road to the European Cup. Alla prossima ragazzi.